Ciao a tutti, questo vuole essere un haul, ho usato il mio buono sconto d'acqua e sapone oggi e ieri sono andata in centro in un negozio di quelli tutto 99 centesimi perché Julie Fly 79 non riesce a trovare, a reperire dove sta lei le palette della Paris Mermoz, mi ha chiesto se gliele spedivo, lei in cambio mi spedirà una cosa bellissima che non vi dico, quando la vedrete poi lo saprete, quando arriverà lo saprete. E quindi vi volevo far vedere in velocità le palettine che le ho preso, alcune ve le ho già fatte vedere nella review della Paris Mermoz e altre invece non le avevo prese, mentre per lei ho preso tutte quelle che c'erano in negozio, quindi ve le faccio vedere tutte quelle che ha il negozio a Modena, poi ce ne sono anche di più. Allora, questa è la numero 28, e ha un bianco satinato. Un verde acqua leggerissimo, questo è un colore stupendo, un po' mi pento di non averlo preso. Un marroncino chiaro, rossastro e un borgogna, un prugna, questo qua. Ed è la numero 28, dicevamo. Poi c'è la numero 30 che ha un bianco, un grigio, un lilla e un viola scuro. Me li metto qua perché con la luce forse sono quelli che si vedono meglio. Aspettate. Tanto non li tocco. Poi questa che è la numero 31, rosino chiaro, rosa acceso, rosso molto scuro. È un rosa cipria molto scuro. No, meglio così. E ha detto la numero 31. Quella degli azzurri che io non ho presa perché non ne vado matta. Al bianco, un azzurro bello carico, un turchese, un blu violastro. Ed è la numero 37. La numero 20 che ha un crema, un bronzato scuro, un rossastro che ricorda un po' una terra bruciata, diciamo, che ricorda un po' quello di quello prima, e un bronzo scuro molto bello. Il secondo e il quarto sono molto belli. Ed è, abbiamo detto, la numero 20. Poi questa che l'ho usata ieri sera per fare un trucco che è stupenda, la numero 21, ha un bianco sporco di giallo, un dorato che è meraviglioso, questo dorato qua è veramente stupendo, questo qua. Un marroncino tendente al verde e un marrone scuro tendente al rosso. Ed è la numero 21, abbiamo detto. Poi c'è quella dei verdi, anche questa è molto bella, la numero 22, verde chiaro spento, verde oliva brillantinato, verde oliva quasi matte e un verde bosco. Ed è la numero 22, abbiamo detto. La luce incomincia a peggiorare. Poi quella dei viola, che è quella che io ho usato assolutamente di più, che è la numero 25, ha un rosato. Un viola tendente al rosso, un viola tendente al blu e un lilla. Comunque questi forse si vedono meglio nella mia review. E questa abbiamo detto la numero 25. Poi le ho preso due blush, il numero 206 che deve essere uguale a quello che ho io, che è un pescato abbastanza chiaro. E il numero 208 che è un po' più scuro, ma sfumandolo ed è un po' più sul rosa, ma neanche tantissimo, però sfumandolo viene una cosa secondo me molto bella. L'ho provato là nel tester. Ok, quindi Giulia, hai visto che ho tutto, te lo spedirò lunedì, suppongo. Poi sono andata, questa appunto è tutta 99 centesimi per Giulia e ha sempre tutto 99 centesimi della Paris Mermoz, ho preso questo qua. Si mette a fuoco, che
che è il numero 202, credo, suppongo, e ha questi cuoricini, in realtà è trasparente lo smalto, ha questi cuoricini che si fa una vita bestia per tirarli su, infatti non ne ho cavato su neanche uno, aspettate, ieri c'ero riuscita, ecco, vedete, ha questi cuoricini qui. Ce la farò senza dubbio, senza far dei danni. Sì. Eccoli. Vedete? E mettendoli, insomma, sull'unghia, magari su uno smalto un po' smorto, sono dal rosa al giallino, gli danno un po' di vita, abbastanza carino, però sì, dovete lavorarci veramente tanto per tirar fuori i cuoricini, perché comunque sono pesanti, tende a venire su solo lo smalto, però 99 centesimi, vabbè. Questo della Cresi sembra sempre più rossi, è un bel arancione, è più pastelloso rispetto a questo qua che avevo preso, anche se sembrano praticamente identici visti così, però questo è molto più fluo, questo è più pastelloso, però questo copre, perché questo l'ho provato sullo scotch, mi ero messa lo scotch sulla mano, perché questo l'ho provato, ho dovuto mettere quattro mani perché fosse vagamente visibile e poi ci ho dormito la notte, quindi l'ho lasciato tipo 3 ore così, ci ho dormito la notte e al mattino mi sono svegliata che era spugnoso sopra perché il lenzuolo comunque gli aveva praticamente applicato la sua texture allo smalto, quindi l'ho tolto e ho messo questo. Questo qui, che di qua, si fa una vita bestia a stenderlo, queste sono due passate. E l'ho fatto asciugare con lo smalto, è questo qua, con il phon, è questo qua, il numero 35 della Quando È, che ho preso d'acqua e sapone. A me questo smalto è piaciuto moltissimo, cioè è veramente, ripeto, una cosa assurda applicarlo, si fa fatica, è scomodo, si asciuga quasi subito, quindi è gommoso, non so come, ci sono quegli smalti, no? Che voi se ci ripassate sopra tende a farla gomma. Si asciuga quasi subito in quel senso lì, però poi non si asciuga per asciugarsi in modo che se voi lo toccate non resti l'impronta sopra, ci mette un sacco, però il colore è praticamente identico a quello che c'è nel boccettino. Cioè c'è il boccettino, c'è il mio dito, il colore è lo stesso, quindi insomma è parecchio coprente, con due mani copre bene. Mi piace un sacco questa satinatura qua, quindi visto che dovevo usare appunto lo sconto d'acqua e sapone, ne ho presi altri due che non avevo preso, che mi piacciono, che è il 12, che sono il 12, che è questo colorino, è un fucsia carico, però vedete che è tipo satinato, ma non ha dei glitter, è proprio satinato, come questo qua blu praticamente, ha lo stesso effetto sotto, quello blu magari un po' meno, però sì, è simile. E vedete, si vede che sono abbastanza coprenti, perché quando voi li tirate fuori, questo un po' meno, ma questo chi se ne frega, nel senso l'ho preso apposta anche. Però, tipo quello blu, cioè questo dà un effetto sull'unghia più che colorarla bene. Quello blu, ad esempio, vedete che è proprio tutto blu il coso, perché appunto è bello denso, compatto e coprente. L'unica cosa, sì, bisogna avere pazienza per metterlo. Poi ho preso il 33, che è questo verde, questo è veramente meraviglioso, ecco, è proprio quel colore lì, è stupendo. Questo un po' di glitter li ha, è satinato, ma anche un po' di glitter, è veramente bellissimo. Poi per ultimo, con il mio scontino, ho preso il gloss ciclamino, che è il numero 2. L'altra volta c'era il tester di questo, ma non c'era il gloss. Questa volta era, insomma, praticamente l'unico gloss che c'era. C'era il tester di tutti, ma c'era solo questo. Mi era piaciuto molto, era l'unico altro che mi era piaciuto insieme a quello corallo. Quello corallo l'ho preso perché c'era l'altra volta e questo qua non c'era. E quindi l'ho preso questa volta. Non penso che si possa apprezzare il colore, comunque sì, dà proprio un'idea di ciclamino. Cioè, è violettato, ma senza esagerare. No, non si vede un H lo stesso. Comunque, no, a me piace molto e basta.
questo è tutto, vi volevo insomma dire cosa mi era successo con questi due qua, visto che era fresca fresca. Un bacio e alla prossima.